la seconda zucca, perché la prima l'abbiamo fatta in diretta sul gruppo alle ore 16. Non l'avete vista? Un grosso problema se non l'avete vista. È meglio iscriversi al gruppo Country Goal Crazy Club, perché così potete vedere quella che abbiamo fatto alle ore 16, che è una zucca basic. La faccio vedere perché oggi mi sento molto buona. È la classica zucca, molto molto semplice, ve la faccio vedere più da vicino, molto molto semplice. Questa è la più facile che faremo in questi giorni. La caratteristica di queste zucchine è che sono fatte entrambe con lo stesso tessuto, che ha la particolarità di avere un dritto e un rovescio, vedete? Si può utilizzare su tutti e due i lati, quindi è un double pass, double pass. È molto carino questo tessuto, è un tessuto lurex, quindi la parte più aranciata è glitterata, leggermente glitterata, si vede magari poco con questa camera, però insomma l'idea è questa qua. Se volete fare questo tipo di zucca, quindi la zucca più basic, piccina. Ah, carina, per fare semi apposta a tavola, mettere, sì, o da mettere in testa ai vari pupazzi. Ah, pensavo in testa a me, mi era già venuto un attimo d'ansia. Guarda, dai, per carità, su, non iniziare. È carina questa qua, molto bellina. È un lavoretto molto molto semplice che eventualmente in questa tecnica potreste fare anche con i bimbini, perché è proprio super 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 facile. Detto ciò, passiamo alla zucca numero 2. La zucca numero 2, che è questa qua, guardate come è bella, si può dire le bella, va bene. C'era anche Cocchio Renato. Cocchio Renato. Lo dicevano loro due. Molto bene. La zucca numero 2, che è questa, la faremo con un materiale nuovo nuovo, che è questo battuto di lana, posso dire battuto di lana? È un tessuto da cappotto. È un tessuto da cappotto in lana e ha la caratteristica di avere questo colore spettacolare che è un giallo ocra, becco d'oca, sì, ma soprattutto una discreta morbidezza, ma allo stesso tempo anche una buona resistenza, sì, perché è leggermente pelosino, però non deforma completamente, a differenza di quelle che vi abbiamo fatto vedere prima. Cioè queste qua, così, perché altrimenti non vengono, che se anche il tessuto è deformato o deformabile rende comunque l'idea per poterlo fare. Questo è meglio utilizzarlo per le zucche più sagomate, cioè come queste qua. I tessuti elasticizzati, quindi tutti lanati, zucca, arancio, così non vanno bene per fare queste zucche. Quindi per fare questa zucchetta useremo il lanato ocra che trovate già sul sito, sempre l'alcantara, olio oliva, perché ci permette di usare più sfumature per fare le foglie, quindi foglie, pistilli, stami, tutte queste robe le facciamo. Pistilli e stami non vanno bene. Non vanno bene. Non sono di questo frutto. Per le foglie, quindi l'alcantara verde, oliva, olio oliva. E poi, che sono arrivati Aurora, ma li abbiamo lasciati di là, un attimo che chiedo all'assistente. Sentite, suona come l'albero di Natale il nostro assistente. Assistente, nel foglio bianco. Grazie. Il rocchettino di filo animato rivestito in carta Havana, che questo è proprio bellinino bellinino per fare tutti i viticci, sì, viticci della zucca, che non, magari non è un viticcio, però insomma dà quest'idea, magari non si chiama viticcio. Il rocchettino, anche questo lo trovate sul sito. Per completare l'opera abbiamo i bottoni ocra in tinta, che metteremo nel fondo della nostra zucca, perché così è finita, pulita, perfetta. Guarda, messa così sembra una margheritona. Visto, viene un'altra idea. Poi non può mancare lo strass. Vabbè, lo strass ci vuole sempre, perché tutto deve brilluccicare. Quindi queste le foglioline metteremo magari anche questo uno. Questo l'abbiamo messo lì vicino. Questo non ce l'ha. Ma come non ce l'ha? Ah, sì, vicino al discorso. Uno Swarovski, lo vedete che brillucca, eccolo lì, uno Swarovski che comunque dà sempre un po' di luce per le nostre gazze. Allora, prima di tutto disegnate sopra il tessuto. Disfa? Disfa?
Allora, prima di tutto sul tessuto al doppio, quindi sul nostro battuto di lana al doppio, io metterei, se fossi in voi, la parte pelosa all'interno. C'è una parte che è un po' più pelosina dell'altra, quella più pelosina la mettiamo all'interno. Quindi sul tessuto al doppio andate a disegnare per 5 volte la sagomina della zucca, diciamo così, dello spicchio della zucca, ok? 5 volte. Ogni volta andate a cucire la parte esterna della nostra sagomina. Adesso la Laura ne ha fatta una e l'ha tagliata per farvela vedere meglio. È questa qua. Cucciamo praticamente la parte più esterna della mezzaluna. Lo facciamo per tutte e 5 le nostre lunette. Una volta che avete cucito la vostra mezzaluna e le avete cucite tutte e 5, andate a ritagliare tutte e 5 le lunette. In che modo? Lascerete mezzo centimetro dal margine cucito sopra, mentre la parte che non avete cucito ma solo disegnato l'andrete a ritagliare direttamente sul disegno. Così vengono tutte precise. Esatto, poi la cuciremo lasciando il piedino, quindi il margine di cucitura del piedino. Vado? Sulla cucitura mezzo centimetro, solo sul disegno andate a tagliare sulla linea. Vai. Cucite, rifilate, ritagliate, come vi ho detto, sulla matita lasciando un margine. Se ne lasciate pochino, ve lo faccio vedere così, se ne lasciate pochino del margine, evitiamo di dover fare tutti i taglietti sulla parte tonda, poi per farla girare bene. Gira bene così. Perché, esatto, se fate poco margine. Se invece avete paura di sbagliare, lasciate tanto margine sulla cucitura, per farla girare meglio, è meglio se ci facciamo un pochino di taglietti su tutta la cucitura, perfetto, senza andare a toccare il filo però, quindi un pochino di taglietti sul bordo cucito. Una volta fatta questa cosa mi hai detto che le rigiriamo. Una la rigiriamo, rovescia. Ecco, una potevamo lasciamo. Prenderci, una la lasciamo rovescia, rovescia. E una la lasciamo al dritto. Ma visto che la fai tu, perché non glielo spieghi te? Che così io evito di fare perché sei tutto al doppio. Ah, io faccio l'oracolo, molto bene. Oracoliamo. Allora le infila una dentro nell'altra come se stessimo facendo i pantaloncini di un orsetto, ovvero... Una è a rovescio, questa qua esterna, una è al dritto, questa qua interna. Le andiamo a mettere una dentro nell'altra, così. E cuciamo una parte sola. Le infiliamo ben dentro, una dentro nell'altra, ok? E poi la mettiamo sotto macchina e andiamo a cucire uno solo dei due lati. Qui uno solo, mi raccomando. Stiamo anche qui abbastanza a bordo, perché così evitiamo di rifilare. Ok, non iniziamo a cucire dall'unione delle due punte, scendiamo più o meno un mezzo centimetro. Possiamo fare che nel modello vi faccio il segnetto, sì, sul punto dove dovete andare a cucire, perché ok? Così eventualmente li fate a tutte quante il tagliettino e siete sicure di partire tutte quante nello stesso punto. A noi serve punto. Quel buchino aperto lì che resterà per imbottire, perché altrimenti non riusciamo a imbottire. Giusto, se la chiudiamo tutta non si passa da nessuna parte. Esatto. Va bene, le cuciamo allora. Allora, via. Avevi puntato questa. Non volevo dirlo, ne ho puntata una parte e ovviamente ha cucito l'altra, l'avete visto tutti, eh? Era palese questa cosa. Uno vuol fare la persona gentile una volta l'anno e ovviamente non ci prende. Va bene, una volta che abbiamo cucito questa parte ci troviamo in questa condizione, sembra adesso un cuoricione. Ad attaccare l'altra. Abbiamo praticamente tirato fuori una dall'altra le due parti, ok? Dentro e sempre al dritto. Adesso cosa facciamo? Non facciamo altro che incapsulare un'altra di quelle girate al dritto dentro a una di quelle a rovescio. Quindi ce la reinfiliamo dentro, di nuovo dritto contro dritto, che si veda bene. L'ho praticamente fatta entrare dentro a una dei due spicchi cuciti. È indifferente quale volete scegliere, fate voi. Anche in questo caso non cucite fino in fondo, ma scendete giù di... Io l'ho lasciato un centimetrino in realtà, perché mezzo centimetro si è attaccata la cucitura. Da un centimetrino dal segno che trovate nel modello e andate a cucire di nuovo il secondo lato. Ne ho messe dentro una dentro l'altra, dritto contro dritto. Stavolta non gliela punto perché tanto è inutile, non lo usa. Quindi, una volta che li abbiamo cuciti tutti quanti 5, insieme, viene fuori così. Una robella così. Perfetto. Giusto? Una roba così. Ok, una volta che abbiamo fatto questa cosina, da questa parte di qua, che è quella che non è completamente cucita,
andiamo ad imbottire tutta quanta la nostra zucca. Sì, deve essere proprio bella imbottita. Allora andiamo, imbottiamo. Allora, dicevamo, una volta imbottita la nostra zucca, da una parte avrà il buco dell'imbottitura, dall'altra è possibile che abbiate comunque un buchettino. Quello sotto non vi preoccupate, perché lo andiamo a coprire con uno dei bottoni che troverete comunque in misure miste sopra il sito. Quindi questo ce lo andiamo a incollare sopra, ok, e chiudiamo il buco di sotto. Io adesso, intanto che la Laura prepara il picciolo, ve lo preparo. La parte di sopra invece rimarrà aperta, molto più aperta, perché è quella che abbiamo utilizzato per imbottire proprio la zucca. Intanto che la Laura vi fa vedere come si fa a fare il picciolo, io con il filo sempre doppio, quello da uncinetto al doppio filo di Scozia, farò una filza tutto intorno, cercando di prendere proprio i lembi più aperti, che poi stringerò per chiudere quanto più possibile il buco. Certo. Ricordatevi che comunque verrà coperto dal picciolo, perciò anche se non va completamente a zero, cioè completamente chiuso, non succede niente. Per fare il picciolo, che è questa parte qua, ok, tutto sagomatino così, prendiamo una striscia da 4 cm, 4 cm e mezzo, lunga 35, ok? Cosa facciamo? Scegliete se farlo chiaro o scuro. Io in questo caso lo farei scuro, perché secondo me si abbina meglio. Perfetto. Allora, andate a misurare 2 cm e ripiegate la vostra striscia. Misurati i 2 cm farete una cucitura a bordo, che non deve essere proprio sulla piega, un paio di millimetri, ecco, non a piedino, ma un paio di millimetri, la cosiddetta nervatura. E fate una cucitura da parte a parte, in modo tale che questa parte qua rimarrà rialzata. Adesso la Laura ve la cucio, così ve lo faccio vedere. Allora, praticamente l'abbiamo ripiegata, abbiamo fatto una cuciturina. Se io vado ad aprire il mio lembetto, vedo questa cosa qua. Lo metto così, perché forse si vede meglio. Ha una cucitura qui. Ok? Da questo punto io vado a misurare di nuovo altri 2 cm e faccio di nuovo un'altra pieghina. Così per quindi faccio volte questa cosa qua e rifaccio di nuovo la cucitura qua sopra. Ripetiamo l'operazione 4 volte, quindi ogni 2 cm ripieghiamo e facciamo una nervatura per 4 volte. Abbiamo quindi preparato la parte del picciolo o tralcio, ok? Cosa andiamo a fare ora? Un attimo la zucca. Andiamo ad arrotolare la parte libera del nostro picciolo, quindi ne ripiegate dentro un pezzettino e con calma lo arrotolate il più stretto possibile. Arrivati in fondo, quindi ho arrotolato tutta la parte lunga stesa, guardate qua, andiamo semplicemente a arrotolarla anche sulla parte che abbiamo appena nervato, in questo modo. E chiudiamo l'ultimo pezzettino, l'ultimo lembetto con un puntino di colla. Il nostro bitorzolino è pronto, lo andremo quindi ad incollare al centro della zucca, quindi di nuovo colla caldo e ce l'appoggiamo sopra, incollato sopra così. Adesso si tratta proprio solo di decorare la nostra zucca. Quindi prendiamo il filo metallico, questo è un filo animato rivestito in carta, che guardate che carino, al forellino per farlo uscire, per non farlo scappare via. Quindi prendiamo il nostro filo di carta, ne ritagliamo una cinquantina di centimetri più o meno, qua andiamo un po' a sentimento, la parte che non utilizzate rinfilatela sempre dentro il vostro buchino, così non vi scappa e non si scioglie. Questo lo andate ad arrotolare sopra un abiro, sopra una matita, un bastoncino, insomma lo arrotolate per benino sopra un supporto tondo. Fino a creare una sorta di molla. Poi dividete un po' da una parte e un po' dall'altra. Una volta che abbiamo fatto questa mollettina qui, lo dividete più o meno a metà, quindi ne allungate una parte nel mezzo. Questa qua la andrete ad incollare sopra la zucca prima di mettere il bastoncino, così rimane fissa. Quindi adesso lo mettiamo.
sempre con la colla a caldo, aspettiamo un attimino che si secchi, quindi che si scalzi, attacchi bene, e poi andiamo a mettere sopra il nostro bastoncino. Il viticcio ovviamente potrà essere allentato a piacere, potete metterlo poco arricciato, tanto arricciato, potete metterlo anche più lungo, potete sagomare un po' come volete, potete metterne anche più di uno se vi piace particolarmente arricciolato, particolarmente ricco. Una volta fatta questa operazione, il gioco è molto molto semplice. Sull'alcantara andiamo a ritagliare le foglie col disegnino che è semplicemente fornito nel modello, quindi ricalchiamo il modellino sopra la foglia al tessuto di alcantara verde e le andiamo a ritagliare direttamente sul disegno matita. Le possiamo lasciare così, proprio molto molto semplici, o se preferite si possono disegnare con il pennarello delle piccole nervature sopra le foglie. E le andiamo ad appoggiare anche qua con un puntino di colla ai lati della nostra zucca, anche questo a piacere. Insomma, la nostra prima zucca è pronta ed è qua. E è carina, è stata semplice, no, da realizzare, molto molto facile. Domani proseguiremo con questo iter decorativo di zucche, quindi faremo un altro progettino con un'altra forma di zucca, quindi lavoreremo in un altro modo e vi insegneremo a fare un'altra zucca di panno lana, di panno. Questa volta la faremo arancione. Arancio, proprio color zucca. E per oggi direi che è tutto. Carino, è un bel progettino, la cucina simpatica. Molto semplice. Molto molto però semplice. Però fa tanto autunno. Ok. Va bene. Ci diamo appuntamento allora a domani. Intanto buon lavoro. Vi ricordo che i materiali che abbiamo utilizzato, ovvero il pannetto di lana, l'imbottitura a fiocco, il filo rivestito di carta e i bottoni ocra, e l'alcantara olio oliva, sono tutti disponibili sul sito e che fino a domenica avete la possibilità di acquistare il prodotto, fino a domenica 4 ottobre, avete la possibilità di acquistare tutti i prodotti senza spese di spedizione, semplicemente inserendo nel carrello il codice sconto o codice promo Fiera, scritto tutto maiuscolo, 20, il numero tutto attaccato, mi raccomando, quindi Fiera 20, tutto attaccato e maiuscolo. Se per caso in questi giorni vi interessassero più prodotti, potete anche fare più ordini insieme, quindi nell'arco del tempo di questi 4 giorni, usufruendo più volte del codice sconto della promozione. Gli ordini verranno poi tutti quanti accorpati e spediti lunedì. Quindi questo lunedì, martedì? Sì, lunedì, nel senso che da lunedì verranno poi spediti. Per il momento vi diciamo una buona serata, un augurio di una buona serata e ci vediamo domani, speriamo un po' più pimpanti, speriamo un po' meno impegnate nella digestione. Grazie a tutti quanti e buona fiera a tutti. Ciao! Ciao.